sarà tua la colpa. Allora adesso che vuoi? Volevi diventare come uno di noi. E come rimpiangi quei giorni che eri un burattino ma senza fili. E invece adesso i fili ce l'hai. Adesso non fai un passo se dall'alto non c'è qualcuno che comanda, nuove fili perde. Adesso la gente di te più non riderà. Non sei più un saltimbanco, ma vedi quanti fili che hai. È stata tua la scelta, allora adesso che vuoi? Sei diventato proprio come uno di noi. A tutti gli agguati del gatto e la volpe tu l'avevi scampata sempre, però adesso rischi di più. Adesso non fai un passo se dall'alto non c'è qualcuno che comanda e muove i fili per me. E adesso che ragioni come uno di noi. Scuola non te li venderai come facesti quel giorno per comprare il biglietto e entrare nel teatro di Mangiafuoco. Quei libri adesso li leggerai. Vai, vai e leggili tutti e impara quei libri a memoria. C'è scritto che i saggi e gli onesti sono quelli che fanno la storia. Fanno la guerra è una cosa seria. Buffoni e burattini, no, non la faranno mai. Che vuoi? Sei diventato proprio come uno di noi. Prima eri un buffone, un burattino di legno, ma adesso che sei normale, quanto è assurdo il gioco che fuoco, lui comanda,
e muove i fili, fa ballare i burattini. State attenti, tutti quanti, non fa tanti complimenti. Chi non balla o balla male, lui lo manda all'ospedale. Ma se scopre che i fili non ce l'hai, se si accorge che ti ballo non lo fa, allora sono guai e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzo, ti chiama i suoi gendarmi e ti dichiara pazzo! C'è un gran ballo questa sera, balleranno tutti quanti. Tutti i capi di partito è su in alto, mangia fuoco, fa le scelte, muove i fili e si diverte. Scopre che i fili non ce l'hai, se si accorge che il ballo non lo fa, allora sono guai e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzi, che ha messo i gendarmi e ti dichiara pazzo! Sono guai e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzo, ti chiama i suoi gendarmi e ti dichiara pazzo! Se non si arrende tu lo tenti e
sciogli il nodo dei tuoi fianchi, che quel vestito scopre già. Chi coglie il fiore impazzirà. Farà per te qualunque cosa, e tu sorella e madre e sposa, e tu regina o fata, tu non puoi pretendere di più. Fata tu, non puoi pretendere di più. E forse è per vendetta, e forse è per paura, o solo per pazzia, ma da sempre tu sei quella che paga di più. Se vuoi volare ti tirano giù, e se comincia la caccia alle streghe, la strega sei tu. E insegui i sogni da bambino, e chiedi amore e sei sincera. Non fai magie né trucchi, ma nessuno ormai ci crederà. C'è chi ti urla che sei bella, che sei una fata, sei una stella, poi ti fa schiava, però no, chiamarlo amore non si può. E forse è per vendetta, e forse è per paura, o solo per pazzia, ma da sempre tu sei quella che paga di più. Se vuoi volare ti tirano giù, e se comincia la caccia alle streghe, la strega sei tu. C'è chi ti salta, chi ti adula, c'è chi ti espone anche in vetrina. Si dice amore, però no, chiamarlo amore non si può. Si dice amore, però no, chiamarlo amore non si può. Serva da lezione. Oh, 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 oh.
ti fermi alle apparenze, ma analizzi, scavi e poi sputi le sentenze. Allora, in prigione, in prigione, in prigione, in prigione, proprio tu in prigione, e che ti serve da lezione. Parleranno tutti quanti, dotti medici e sapienti, tutti intorno a pezzale di un malato molto grave. Anzi già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto. Così giovane è un peccato che si sia così conciato. Si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non ho né per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato che si è subito internato. Al congresso sono tanti, dotti medici e sapienti, per parlare, giudicare, valutare, provvedere e trovare dei rimedi per il giovane in questione. Questo giovane è malato, so io come va curato, ha già troppo contagiato, deve essere isolato. Sono sicuro ed ho le prove, questo è un caso molto grave. Trattamento radicale, quindi, prima che finisca male.
di sentire. Per me il caso è elementare. Il ragazzo è un immaturo, non ha fatto il militare. Al congresso sono tanti dotti medici e sapienti, per parlare, giudicare, valutare, provvedere e trovare dei rimedi per il giovane in questione. Permettete una parola, io non sono mai andato a scuola, e fra gente importante io che non valgo niente, forse non dovrei neanche parlare. Ma dopo quanto avete detto, io non posso più stare zitto, e perciò prima che mi possiate fermare, devo urlare e gridare, io lo devo avvisare, di alzarsi e scappare, anche se si sente male. Vai, scappa! Scappa! ¡Gracias!
dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Giocare è un
gioco strano. Devi imparare, devi stare zitto, solo ascoltare, devi leggere più libri che puoi, devi studiare, è tutto scritto, catalogato, ogni segreto, ogni peccato. Saprai perché, saprai perché, saprai perché, quando sarai grande, saprai, saprai, saprai. Thank you.